Salve, oggi vediamo un altro mousepad di una delle aziende leader in questo momento, che è la X-Ray Pad. E devo aprire un attimino una parentesi su questa azienda perché fino a poco tempo fa, diciamo fino a un paio d'anni fa, si poteva trovare una moltitudine di versioni, tantissime anche grandi. Ora hanno ridotto molto tutto le varie possibilità di acquisto. E si trovano quasi tutti, ormai gli ultimi nuovi usciti, in dimensioni piccole o se no solo addirittura solo quadrate. E mi dispiace perché c'erano tantissimi mousepad come il Quad Plus, come il Trigon, che hanno fatto il Pro, hanno fatto solo praticamente 500x500. Insomma, ci sono tantissime opzioni che prima c'erano grandi anche adesso non si trovano più. E questo mi sembra sia una scelta, insomma, va bene, capisco che non si possa fare un mercato, avere un negozio gigantesco, però insomma, purtroppo manca. Però da considerare sempre che danno sempre la possibilità di customizzare qualsiasi mousepad, anche in forme irregolari, per cui insomma, diciamo le opzioni ci sono, ma non ci sono su tutti i tipi di mousepad che forniscono. Per quanto riguarda questo che vediamo oggi è l'Aqua Control Zero, che è praticamente una delle nuove versioni dove, come vediamo, abbiamo una base con una forma, una texture diversa e non cambia poi molto come grip sulla scrivania. La mia è molto liscia, per cui tende sempre un pochino a scivolare, ma insomma niente di particolare. Poi chiaramente più grandi sono, più spazio su più spazio appoggiano, per cui è più difficile spostarli. Comunque insomma, devo dire che perlomeno cercano di innovare qualcosa, come anche il fatto che ora riescano a fare questa cucitura che non sporge, quindi dà un po' meno fastidio di tante altre aziende, magari avevamo la cucitura più grossa che non veniva a filo della superficie. E devo dire, questo invece mi piace come ottimizzazione. Per quanto riguarda l'Aqua Control Zero, è una superficie, come si vede meglio nelle foto che ho fatto, è una superficie che ha una abbastanza granulare, diciamo, quindi offre un maggior controllo con uno stop un pochino più accentuato di altre. E io non essendo un amante di cordura, non amo molto questa superficie, perché per dire abbiamo per il controllo vero e proprio abbiamo un DreamPad Rough Control, che purtroppo ha solo una dimensione, che quello non è grande, che però offre veramente un controllo e una frizione molto alta, e lì si parla veramente davvero di controllo. In questo caso rimane comunque una discreta velocità e con diciamo, un attrito medio, non così accentuato come potevano essere anche sui vari Artisan X-Soft, lo Zero, che era fermo il pad, il mouse, anche se inclinavi la superficie rimaneva bloccato. Comunque, vabbè, diciamo che è una medio controllo, media velocità. E vediamo, insomma, può essere una soluzione valida per chi non ama troppo la velocità e chi non vuole veramente uno stop molto accentuato. Quello che però mi ha fatto storgere un po' la bocca, e proverò a fare un reclamo, è che in questa parte qui, ora è difficile anche vederlo, ho provato anche a prenderne foto, ma non si vede comunque, e ha cominciato a spelucchiare molto, praticamente dove si usa di più. Per cui non credo che sia una grandissima qualità di questa superficie, è molto delicata. E è stato fatto dopo pochi mesi di utilizzo, per cui nemmeno dopo un uso eccessivo. Infatti sono tornato al cordura, che mi soddisfa assai di più. Comunque si trovano, il bello di questa azienda, come dicevo, è che ha una gamma di prodotti veramente alta e con la possibilità anche di personalizzarli. Consigliato a tutti quelli che non cercano un mousepad molto veloce, che hanno bisogno di un minimo di controllo e non eccessivo, per cui diciamo per un uso medio per tutti.
questa sarà breve perché tanto voglio dire sul mousepad non è che si possa poi dire tanto. Mi dispiace, insomma, pensavo qualcosina di più sia come frizione e meno come velocità e soprattutto credevo qualcosina in più sulla qualità. Ottima l'idea della cucitura. È bello a vedersi e forse vabbè, magari su una superficie non liscissima come la mia può dare un grip superiore al vecchio Shark Tile, come veniva chiamato prima. Bene, comunque è un'azienda che cerca di innovare, per cui va sempre bene. Concludiamo questa mini review di questo prodotto che mi lascia un po' deluso. Grazie, alla prossima, ciao!